Allora, le mamme, hai detto Roma non è una città per mamme, nemmeno per bambini. Spiega Non questo del concetto, quello che tutto. state facendo e chi sei. Io sono Serena Baldari e sono una delle socie fondatrici del co-working L'Alveare. Faccio parte di un'associazione che si chiama Città delle Mamme, che si pone l'obiettivo di far diventare Roma una città almeno un po' più a misura di bambine e bambini. E uno dei nostri progetti concreti è stato a settembre l'apertura di questo co-working che si chiama L'Alveare, che si trova nel quinto municipio a Centocelle e che ha al suo interno uno spazio dedicato alla cura di bambine e bambini piccoli dai 4 ai 36 mesi. L'altra particolarità di questo co-working è che è stato realizzato all'interno di uno spazio concesso dalla pubblica amministrazione, dall'assessorato alle periferie, e questa è un'altra cosa molto importante, quindi è un progetto che risponde a un'esigenza particolare, quella dei neogenitori, in particolare delle neomadri, di poter tornare a lavorare in un luogo dove sia possibile anche portare i bambini ed affidarli a qualcuno che se ne prende cura, perché c'è un'educatrice molto brava che si occupa, che coordina lo spazio baby. E l'altra cosa importante è che è un progetto per Roma, sicuramente innovativo, perché può anche contare sul coinvolgimento e il sostegno della pubblica È amministrazione. un coworking monotematico Non è comunque. un co-working monotematico perché ci sono anche lavoratrici e lavoratori che non hanno figli o che hanno figli grandi che vanno a scuola e quindi non vengono con loro. Quella dello spazio baby è un'opportunità in più, però non è escludente nei confronti di chi non ne ha bisogno. Ecco, come avete deciso da pochissime settimane di aprire questo centro a Roma? No, in realtà la storia comincia più di 3 anni fa, perché la nostra idea è nata nel 2012, poi è stato lungo il percorso per concretizzarla. L'idea è nata guardandoci intorno, semplicemente capendo che le difficoltà che avevamo avuto noi dell'Associazione Città delle Mamme di far fronte al cambiamento di vita dopo che hai dei figli e la difficoltà di continuare a lavorare era un problema più che diffuso. E quindi abbiamo pensato a una soluzione che potesse andare bene non per tutti, però per una grande fetta di lavoratrici e lavoratori. Mi riferisco soprattutto ai precari, ai freelance, a chi fa piccoli lavori, a chi normalmente lavora da casa. E dopo l'arrivo di un figlio non si può lavorare da casa, abbiamo pensato a una soluzione che potesse andare bene per loro e appunto ci abbiamo impiegato 3 anni a realizzarla, perché nel frattempo abbiamo cercato un finanziamento. A finanziamento ottenuto abbiamo cercato la partnership del pubblico e quindi i tempi per realizzarlo sono stati questi. Cioè, voi state cercando di battere il luogo, l'ostacolo che impedisce alle madri di continuare a lavorare. Detta così sembra forse troppo. Noi sappiamo che la nostra soluzione non può andare bene per tutte e per tutti, però risponde a determinate esigenze, a quelle di una notevole fascia di lavoratrici e lavoratori e anche a chi vuole tornare al lavoro presto, anche con un bambino abbastanza piccolo, di 7-8 mesi, e magari non riesce ad agganciare i tempi per l'iscrizione al nido, che rimane per noi comunque indispensabile. È uno strumento in più, è un'opportunità in più quella di un co-working con queste caratteristiche, ed è una cosa della quale noi ci auguriamo ci sia, insomma, una grande diffusione. Suggerimenti per chi volesse intraprendere questa sfida altrove. Molta tenacia, molta costanza, Da dove si parte? si parte da un progetto molto chiaro, si parte da una serie di competenze che nel nostro caso erano un'attività già abbastanza sviluppata nel territorio in ambito sociale, si parte da saper come andare avanti, cioè dove e come cercare un finanziamento. Poi, per carità, una persona può avere anche le risorse proprie, quindi già questo è un passaggio in meno. E nel nostro caso rimane fondamentale la partnership con il pubblico, perché altrimenti si fa una cosa di nicchia, e invece noi pensiamo che un progetto del genere abbia una forte ricaduta, possa avere, soprattutto se replicato, una forte ricaduta sociale e sul welfare. Quindi pensiamo che l'amministrazione non debba Siete restare riusciti a attrarre estranea. l'attenzione dell'amministrazione locale a Roma, cosa non facile. Ma siamo riusciti a convincerli perché abbiamo presentato un progetto che era già stato finanziato altrove, che quindi aveva già avuto una prova di fiducia importante. E poi su un argomento molto sensibile, che è Sicuramente, su un quello dei argomento bambini, asili nido, sensibile, le madri, il lavoro. il lavoro.
lavoro, parliamoci chiaro, l'Istat ci dice che la Banca d'Italia ci dice che se in Italia tornassero a lavorare le donne, che una su quattro abbandonano il lavoro dopo la nascita di un figlio, e la Banca d'Italia ci dice che se tornassero a lavorare il 13% delle donne in più, il PIL nazionale salirebbe di 7 punti. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo non mi sembra poco. Grazie.